We'd like to continue with. Continuiamo con la sessione. Vorrei presentarvi il dottor Bertoli. Perturbazioni locali dell'omeostasi del calcio come possibile meccanismo di patogenesi della SLA familiare. And thank you for the introduction. Today I will briefly outline our exploratory project. Del nostro progetto esploratorio che mira a capire se le perturbazioni locali dell'omeostasi del calcio sia un meccanismo di base delle patogenesi della SLA familiare. In primo luogo vorrei ringraziare per Carislas per avermi dato la possibilità di fare questo studio. Io e il mio gruppo siamo un po' nuovi in questo campo, abbiamo lavorato poco sulla SLA prima di avere questo finanziamento. Comunque grazie per il finanziamento, grazie. Adesso siamo ai risultati preliminari, speriamo di avere altri finanziamenti da altri enti. Abbiamo sottoposto le nostre domande a tal fine. Voglio naturalmente ringraziare tutti i miei collaboratori, in particolare due persone che hanno reso possibile la maggior parte del lavoro che vi andrò a mostrare oggi. Vedete la signora, la dottoressa Marilina Massimino e poi Paolo Lorenzan. Dicevo, Paolo Lorenzan ha lavorato con noi per alcuni mesi grazie a una postdoc fellowship concessagli dall'ARISLA. E poi la dottoressa Sorgato, professore ordinario di biochimica a Padova, che è la biologa molecolare del gruppo, Rosa Norante, Lo Preiato e Agnese De Mario, la dottoressa Peggion. Grazie a tutti. Allora, parliamo adesso del progetto. Naturalmente il calcio è il protagonista di questo studio, di questo progetto. Perché il calcio? Come forse saprete, sappiamo che quasi tutti i tipi cellulari hanno la traduzione del calcio intracellulare in risultati come differenziazione, secrezione, proliferazione, eccetera, eccetera, grazie alle fluttuazioni delle concentrazioni di calcio nel citosolo e in altri organelli. Quindi l'omeostasi del calcio nelle cellule va controllato strettamente e a questo scopo vediamo che si è creato un macchinario complesso, non vi darò i dettagli, ma comunque questo disegno ve lo mostra giusto appunto per farvi capire come lavora questo sistema: trasportatori, canali, pompe, membrana plasmatica e così via, e altre proteine che si legano al calcio, ovviamente. Ma quando qualcosa non va in questo sistema così complesso, allora le cellule possono subire delle conseguenze profonde, anche la morte cellulare. In particolare per i neuroni questo è molto vero, perché i neuroni sono strettamente collegati a questo processo, hanno bisogno di un controllo molto preciso delle omeostasi del calcio, quindi delle perturbazioni locali di questi possono causare problemi neuronali e con l'invecchiamento molti problemi di tipo neurodegenerativo e neuronali. Altri agenti molto importanti sono i mitocondri e il reticolo endoplasmico. Poiché sono connesse molto strettamente con le omeostasi del calcio e sensibili quindi alle fluttuazioni del calcio per la regolazione del loro metabolismo,
sono un sistema di buffering molto importante nei neuroni, dove controllano scambi del calcio con altri agenti nel citosolo in modo da mantenere una buona omeostasi e valori corretti. Quindi delle alterazioni del controllo da parte del mitocondri sono riconosciuti sempre più come avere un effetto nella patologia da SLA. E vediamo qual è il razionale che guida il progetto. Vediamo il SOD1 mutante, l'aggregazione, il misfolding, il loro rapporto. Vediamo che c'è lo stress da un lato e le disfunzioni del mitocondri dall'altro. E vediamo che perturbazioni locali delle omeostasi, del calcio e anche altri effetti causano disfunzione mitocondriale e stress. A questo scopo vediamo dei modelli animali. Qua abbiamo un'analisi completa, approfondita e comparata delle omeostasi del calcio in colture, di astrociti dei motoneuroni in topi che esprimono o il tipo wild o la mutante G93A nella linea cellulare immortalizzata. Qua abbiamo un schema della comunicazione tra questi fattori. Vediamo poi degli strumenti che abbiamo utilizzato, cioè indicatori di calcio codificati per il gene, l'equorina. Utilizziamo cioè l'equorina, che è una proteina luminescente che emette una luce e si lega agli ioni di calcio, e il camaleone, che è sempre una proteina fluorescente basata su questi trasferimenti fluorescenti, in modo che ci sia sempre dei cambiamenti speculari in fluorescenza con legame del calcio. Non vi voglio dare troppi dettagli tecnici. Quello che voglio sottolineare è, essendo queste sonde del calcio diciamo così codificate in maniera precisa, in maniera genica, possono chiarirci la funzione di alcuni domini, il citosolo, il dominio citosolico per esempio vicino alla membrana, alla matrice mitocondrica, eccetera eccetera. Quindi abbiamo queste sonde che hanno diverse caratteristiche funzionali e proprietà. Quello che volevo sottolineare è che l'equorina permette alle popolazioni cellulari di agire da indicatori, mentre il camaleone permettono altri tipi di analisi, per esempio l'analisi di singole cellule, mentre l'equorina analisi di un'intera popolazione cellulare. Vediamo poi delle colture astrocitiche in cui utilizziamo l'approccio per cellule singole con il camaleone. Per i motoneuroni. Questo ci ha permesso di preparare delle colture di motoneuroni molto pure, che ci danno un buon raccolto in termini di cellule. Quindi possiamo utilizzare delle colture primarie miste prese dal midollo spinale di topi e poi studiare invece popolazioni con l'equorina. Comunque, con l'analisi delle cellule singole è possibile scegliere la cellula che vogliamo studiare in maniera più specifica. Per farlo abbiamo sviluppato questo sistema camaleonte e con uno specifico promotore MN. Per farlo abbiamo utilizzato questo sistema di plasmidi per l'espressione AAV mediata sotto il controllo di un promotore MN specifico. Qua abbiamo neuroni primari. In questo backbone abbiamo inserito un promotore MN che deriva da questi promotori, cioè neuronali. L'Istituto Mario Negri ci ha concesso il materiale gentilmente e abbiamo visto cosa accade per i diversi camaleonti. Vediamo anche grazie all'Università San Diego in California. E poi ancora alla fine di questo lavoro
Non voglio darvi dettagli di tutte le strategie, non sono state facili, questo va detto, hanno richiesto molto tempo, poi abbiamo generato quindi dei plasmidi liberi competenti per l'inserimento in particelle virali e che codificano per il citosolo, la matrice mitocondriale e il lume ER, che è un promotore specifico per i motoneuroni. La prima cosa che abbiamo fatto è stata caratterizzare questi costrutti dal punto di vista funzionale. Come potete vedere in questa diapositiva, vediamo la specificità di questi motoneuroni. Questi sono immortalizzati. Come potete vedere, tutte e tre le sonde camaleonti sono state utilizzate con le MN immortalizzate NSC34, il che significa che sono molto sensibili a livello dei motoneuroni. Sono colture primarie prese dal midollo dei topi studiati che sono controcolorati per esprimere i vettori virali, la sonda mitocondriale, colorate con diversi marcatori specifici per i motoneuroni. Qui vediamo bene, la sonda viene espressa solo nel marcatore per il motoneurone. Vi sono poi altri tipi cellulari. Vediamo qui questi campi brillanti, per così dire, con la bassa espressione della sonda utilizzata. Other neuronal subpopulation. We have here primary culture of cortical neurons. Abbiamo i neuroni corticali, altri neuroni, poi abbiamo dei sottotipi neuronali, così via, astrociti, ma in nessun caso abbiamo visto un'espressione, qualsiasi espressione delle sonde camaleontiche sotto il controllo del promotore di cui si parlava prima. Quindi possiamo concludere una prima cosa: il primo importante risultato in questo progetto è l'aver immaginato e prodotto i vettori AAV per l'espressione delle sonde camaleontiche sotto il controllo dei promotori specifici MN per il calcio singola cellula nel citosol, nella matrice mitocondriale e nel lume dei topi, cioè nelle colture primarie del midollo di questi topi. In secondo luogo vorrei mostrarvi delle misurazioni di calcio contenuto nei motoneuroni, in particolare gli aumenti di SOD1G93A SOCE, che è un altro importante fattore, queste in cellule differenziate. Store Operated Calcium Entry sono chiamate, SOCE per brevità. Queste SOCE sono un grosso meccanismo cellulare e neuronale che viene sfruttato per recuperare calcio, in particolare nel lume, dopo che questo ha perso calcio. Qualcosa accade, i canali della membrana si aprono, il calcio entra nella cellula da questo spazio cellulare, intracellulare per meglio dire, e quindi si recupera calcio. Una cosa importante che la proposta è che la store operated calcium entry è molto importante anche per fissare la eccitabilità, per stimolare l'eccitabilità dei neuroni. Ciò è importante secondo la nostra ipotesi di lavoro, perché queste calcium stores dovrebbero modulare l'attività elettrica neuronale e quindi cruciali per aumentare la soglia di eccitabilità. Poi l'eccitabilità inerente dei vari motoneuroni risultano in varie entry calcio operate e quindi permettono di capire qual è la vulnerabilità di ogni sottoinsieme neuronale o motoneuronale, per meglio dire. Qua abbiamo i motoneuroni immortalizzati che indicano come abbiamo un aumento significativo del calcium entry nell'espressione del SOD1G93
A in rosso, vedete, rispetto a quelli immortalizzati che esprimono il tipo wild. Questo si ha in maniera specifica in motoneuroni differenziati, non in quelli indifferenziati, il che fa pensare che questi fenotipi di calcio sono specifici rispetto a motoneuroni maturi, almeno in questo ambiente sperimentale. Grazie alla vitalità delle probe camaleonte, abbiamo analizzato anche la matrice mitocondriale e il suo uptake di calcio nel socio. Non entro nel dettaglio, questo è il protocollo di stimolazione. Abbiamo osservato che i mitocondri che esprimono il mutante SOD1 in rosso hanno questi livelli di calcio, vedete in rosso, rispetto agli altri mitocondri, quindi l'altra curva, quindi wild type. È molto fenomenologico. La nostra osservazione comunque indica che l'espressione di SOD1 mutante può aumentare il socio. Non sappiamo come avvenga dal punto di vista meccanicistico e quale sia la conseguenza di questo aumento del socio. Sono altri studi che potranno dircelo. E poi un altro player del nostro progetto, un altro protagonista, gli astrociti. Abbiamo cominciato a studiare anche i flussi di calcio in uno studio comparativo dell'omeostasi negli astrociti. Perché? Secondo questo paper, gli astrociti svolgono un ruolo nel SOD1 mutante e sul suo effetto sui motoneuroni. Ci sono sempre più evidenze che suggeriscono che l'effetto del SOD1 mutante negli astrociti porti a una perturbazione dell'omeostasi del calcio e della fisiologia mitocondriale. Abbiamo lavorato innanzitutto sul socio e abbiamo utilizzato le sonde di equorina per le misure di popolazioni cellulari. Usiamo una sonda, una probe citosolica e osserviamo un aumento del socio negli astrociti mutanti rispetto a quelli che esprimono il SOD1 wild type. Non è una cosa nuova. L'aumento del socio negli astrociti falsi è già stato riportato da altri, ma grazie ai nostri probe che puntano in modo selettivo i vari pattern, possiamo dimostrare che c'è un aumento dell'ingresso del calcio dallo spazio extracellulare e non invece un difetto nel sistema di buffering del calcio all'interno della cella, perché qui usiamo una probe di eucorina che punta al dominio citosolico e qui vediamo in questa foto sotto, forse qui vicino al canale, vedete? Un aumento del socio degli astrociti mutanti rispetto a quelli che contengono il SOD wild type. Negli astrociti abbiamo anche provato altri stimoli, in particolare la stimolazione dei recettori purinergici con l'ATP. In questo caso utilizziamo l'equorina e abbiamo un aumento del calcio citosolico transeunte negli astrociti da topi SOD1 mutanti rispetto a quelli wild type. In questo caso il calcio non viene dall'esterno, in questo caso il calcio viene dal reticolo endoplasmatico, perché utilizzando l'ATP sugli astrociti stimoliamo
i recettori purinergici che promuovono il rilascio del calcio dal reticolo endoplasmatico attraverso i recettori VIP3. Siccome il reticolo endoplasmatico e i mitocondri sono accoppiati fisicamente, i mitocondri sono il sistema principale che assorbe il calcio, cattura il calcio rilasciato dal reticolo endoplasmatico, ci aspetteremo che quando viene rilasciato questo calcio dal reticolo ci sia un aumento dell'uptake del calcio dal dagli astrociti GN3A, ma non avviene così, questo non è il caso, e non è il caso nemmeno con il SOCE. Il che vuol dire che nonostante un socio più elevato del calcio extracellulare e un rilascio elevato di calcio dal reticolo endoplasmatico, i mitocondri di topi G93A SOD1 non sono in grado di gestire questo aumento dei livelli del calcio citosolico. Questo sta a dire che c'è qualcosa che non va nella capacità dei mitocondri G93A, gli astrociti G93, diciamo, di fare da buffer del calcio, di assorbire il calcio. Quindi deve esserci appunto un problema nella capacità di buffering del calcio dei mitocondri. Ed ora riassumo in breve i nostri risultati, in particolare l'ingegnerizzazione e la produzione di questa nuova probe Chameleon. La proof of principle è che possiamo registrare direttamente i livelli di calcio in alcuni comparti cellulari specifici dei motoneuroni primari, l'individuazione di significative differenze negli astrociti in termini di SOCE, abbiamo visto che c'è probabilmente un deficit della capacità di buffering dei mitocondri. Questo è fenomenologico, c'è ancora molto lavoro da fare, però in particolare per comprendere come l'espressione di SOD1 mutante è collegata meccanicisticamente all'omeostasi locale del calcio alterata, in particolare locale a livello dei mitocondri. È stato dimostrato che il SOD1 mutante entra nei mitocondri, ma possiamo spiegare in altri modi lo stress ossidativo, un problema di trasferimento segnale, trascrizione, eccetera. Mi fermo. Ringrazio Larisla, i collaboratori e tutti voi dell'attenzione molto cortese. Un commento. Bel lavoro, bellissima tecnologia che si può utilizzare in modo molto ampio. La domanda è, alla luce di questo, pensa che si possa collaborare sulle linee APS, quindi linee umane dei pazienti, sia gli astrociti che i motoneuroni, che sono modelli un po' più pregnanti? In una di queste due applicazioni ci prefiggiamo di utilizzare cellule derivanti da umani, potrebbero essere i miociti, al momento i miociti. Se ne può parlare? Un'altra idea era utilizzare i fibroblasti cutanei. Un'altra cosa, visto che ho l'opportunità con questa sua domanda, vorrei ribadire un concetto. Non trovo più le slide.
I vettori virali possono essere trasdotti in vivo negli animali e stiamo tentando di farlo per iniezioni endovenose. Non siamo certi che arrivino alla spina dorsale, ma questo, se fosse così, ci darebbe l'opportunità di studiare l'omeostasi del calcio in topolini asintomatici, presintomatici, sintomatici e poi in fase terminale nelle slice ovviamente della spina dorsale. Un altro commento: uno studio in America con GSK è sulla rotegobina, un composto antiepilettico. I suoi tool mi fa pensare che questo gruppo sta anche raccogliendo da tutti questi pazienti delle linee APS. Lei diceva che al momento le cose sono confuse, alcuni pensano che sia hypo, altri iper, ma comunque potrebbe essere una misura secondaria, un outcome secondario per vedere se poi sia davvero una differenza che si riscontra. Beh, questi strumenti sono davvero potenti. Anch'io ho molte idee. Anch'io vorrei fare un commento. Hai sollevato la questione della resistenza e della suscettibilità sulla base dei livelli di calcio. Sono stati fatti molti studi che suggeriscono che le proteine che legano al calcio sono molto importanti perché possono in tutti i mammiferi spiegare la sensibilità e la resistenza. Ha preso in considerazione le proteine leganti del calcio perché sono un parametro che può regolare i comparti del calcio nei motoneuroni. Purtroppo il professore non parla nel microfono, solo nel lume del reticolo endoplasmatico. Quindi probabilmente l'inizio era una proteina nel reticolo endoplasmatico. No, non abbiamo considerato queste proteine, ma è un'idea. Potrebbe valere la pena con uno dei suoi modelli, sì. Altre domande? Salve. Come esclude il coinvolgimento dei canali del calcio nel suo modello di attivazione? Perché quando introduce il calcio dopo un'esposizione alla GT, il soce che coinvolge in particolare il reticolo endoplasmatico. Sì, quindi c'è una deplezione con incubazione con AGTA, non abbiamo il Tapsigagen, ma questo è un altro sistema per svuotare il reticolo endoplasmatico perché si inibisce la circ pump. Come possiamo escludere che vi sia un coinvolgimento dei canali del calcio dipendenti dal voltaggio? Beh, questa è una buona domanda. Potrebbero essere attivati con una depolarizzazione locale dovuta all'ingresso del calcio attraverso i canali soce, ma non abbiamo già provato nei motoneuroni, però abbiamo evidenze da altre popolazioni neuronali che hanno gli stessi protocolli, sottoposti agli stessi protocolli, che i canali del calcio dipendenti dal voltaggio e gli inibitori come nickel, i loro inibitori, diciamo, i nickel o altri farmaci che inibiscono questi canali del calcio in modo selettivo, fanno la stessa cosa esattamente. Ha verificato anche l'espressione, purtroppo il microfono salta, è importante svolgere questi esperimenti, altrimenti ho una diapositiva aggiuntiva. Ho materiale aggiuntivo, sì, abbiamo provato. Abbiamo testato molte proteine con la Western blot. L'unica differenza che abbiamo visto e che può essere correlata ai nostri risultati è una diminuzione dell'espressione nella circ pump di G93A astrociti, il che potrebbe essere correlato a un aumento del soce, perché se c'è meno calcio nel reticolo endoplasmatico può essere che vi siano cellule che sono più
predisposte, per così dire, all'attivazione del socio. Per ora stiamo lavorando, la prossima cosa che faremo è proprio questa, grazie. Grazie mille, molto bello, dobbiamo andare avanti.